partito. Sì, sì, ci metto, sai, il delay. Partito. Stanno quasi 30-40 secondi. Lo streaming è partito, quindi ti presento Stefano Licolli, No Scuola. Allora, buonasera a tutti. Io rappresento in qualche modo la No Scuola. Forse non tutti sanno che cos'è la No Scuola. È una struttura che si interessa di conoscenza. C'è stato un lungo dibattito sia se la No Scuola dovesse essere presente oggi, sia fuori, sia dentro di noi. Molti dicevano che dovesse essere una cosa relativa soltanto ai municipi, altri dicevano invece che la No Scuola dovesse esserci. Io ero uno di quelli favorevoli al fatto che la No Scuola parla di conoscenza e credo che la conoscenza, se è giusto che i municipi siano presenti, credo che la conoscenza sia un valore superiore e trasversale, che quindi non può essere imbrigliata in qualche cosa di divisorio, ma in qualche cosa che unisca. Noi ci interessiamo di non fare scuola in quanto tale, ma di prendere tutto quello che la società ci dà e ridarlo oppure riceverlo. Chiunque da noi può essere uno che fa una lezione e chiunque di noi può ricevere una lezione da qualcuno. Noi spieghiamo le leggi, come si muovono, come vengono fatte. Abbiamo fatto dei seminari sugli open data, perché sono elementi che sono la base del Movimento 5 Stelle, ma forse non tutti lo sanno. Il 5 Stelle viene proprio dall'open data, dalle informazioni di quinto livello, di quinta stella. E però non prendiamo solo questo. In alcune situazioni, in alcuni eventi sono venute delle persone che per esempio erano degli artigiani che stavano chiudendo una struttura, un'attività, e ci hanno chiesto se potevano diffondere il loro verbo magari a dei ragazzi, a qualcuno che avrebbe potuto prendere in qualche modo il testimone. Noi siamo aperti a tutto, perché crediamo che rendere i cittadini ed essere più vicini ai cittadini diciamo, ci permette di avere un rapporto diretto, soprattutto è utile anche per il movimento. Noi diciamo che la conoscenza ci rende liberi e solo gli uomini liberi, informati, possono scegliere. Se noi non siamo liberi non possiamo scegliere, e essere il Movimento 5 Stelle è una scelta comunque, e uno per poterla fare deve avere idee chiare. Noi ci muoviamo in questa linea. Ripeto, la situazione è stata abbastanza complicata. Io oggi non dovrei essere qui intanto per parlare di organizzazione, ma Laura aveva avuto un problema e quindi io l'ho sostituita praticamente sapendolo mentre venivo qui, praticamente appena ho firmato. E questo per farvi capire che la relazione era talmente condivisa che siamo riusciti a farla anche un po' a mente. Io per esempio non so quello che sarà proiettato adesso, perché l'ha consegnato 5 minuti fa, però credo di conoscere i contenuti, quindi su questo ci muoviamo. Dunque, una delle cose che abbiamo voluto fare è stato un manifesto, e il manifesto che abbiamo voluto fare un manifesto che rappresentasse noi all'interno del movimento. Molti parlano in inglese e noi ci siamo rifatti invece alla Grecia, al discorso di Pericle, perché forse la Grecia è l'elemento fondante di questa nuova Europa. Ricordo a tutti che Nerone, che non era proprio pazzo come si dice, era quando prese la Grecia, disse che tutte le colonie dovevano pagare le tasse, eccetto la Grecia, perché la Grecia aveva dato un contributo alla cultura, alla civiltà romana, che aveva già pagato. Ecco, noi ci siamo mossi su questa linea, su Pericle, perché Pericle fa un discorso, e se adesso lo riesco a ricevere, perché a memoria non me lo ricordo, giuro, e noi parliamo, lui fa il discorso agli ateniesi, diciamo, allora, no, aspettate un attimo, purtroppo, ci piace il populismo. Non era un populismo, era un modo di spiegare quello che è il movimento. Sì, no, diciamo che potremmo, come dire, avere modelli migliori, perché io penso che tutti qui dentro siamo ben convinti che quello che in qualche modo sta facendo Tsipras, noi l'abbiamo proposto comunque in qualche modo, e siamo stati presi per pazzi, e Renzi ha preso il 41%, dopodiché adesso lo fa Tsipras e noi siamo contenti che lo faccia, che sia ben chiaro, però adesso è tutto molto più normale. Allora noi ci siamo rifatti
anche lo stesso concetto. Sì, ma ha preso il 41 del 50. Sì, però comunque diciamo è stato più apprezzato di altri. Diciamo così. Allora, il discorso parte da qui. Ed è qui alla nostra scuola noi facciamo così. Qui il nostro movimento favorisce i molti invece dei pochi e per questo viene amata la democrazia. Qui spieghiamo le leggi che dovrebbero assicurare una giustizia uguale per tutti nelle nostre dispute pubbliche e private e non ignoriamo mai i meriti e la conoscenza. Quando un cittadino si propone, egli viene accolto con entusiasmo a spiegarci lo Stato, non come elemento privilegiato, ma come riconoscimento del merito. La generosità non costituisce un impedimento. La libertà di cui godiamo si manifesta anche nella lezione quotidiana. Non siamo invidiosi e non ci stanchiamo mai del nostro prossimo incontro. Se il prossimo incontro ci insegna a vivere il suo mondo. Siamo liberi di capire proprio come ci piace e siamo sempre pronti a ospitare qualsiasi argomento e individuo. Un cittadino della nostra scuola non trascura i pubblici affari per interessarsi alle proprie faccende private, ma di essi si occupa per vederci dentro chiaro. Avete proposte nell'ambito dell'organizzazione della comunicazione a livello romano? Sì, allora la proposta che noi, diciamo quello che si evinceva è che noi dovremmo avere una comunicazione a mio avviso duplice. La nostra non è molto basata sull'informatizzazione. Io sono un informatico e sono un esperto di comunicazione, però quello che mi interessa parlare è che noi spesso contattiamo le persone e facciamo lezioni in presenza. Perché se vogliamo raggiungere una fetta delle persone, noi dobbiamo usare due metodi diversi. La comunicazione deve essere flessibile, perché se non è flessibile, noi ci rivolgiamo sempre agli stessi, poi cambiamo lo strumento, possiamo usare l'email, poi passiamo dal video possiamo passare a una piattaforma, ma torniamo sempre allo stesso identico punto. Non intercetteremo mai quella che chiamiamo la signora Rosa o la signora Maria, che ha 70 anni, 80 anni. L'altra cosa che ho visto, purtroppo, è che ogni municipio usa un sistema proprio che non comunica molto facilmente con gli altri. Questa cosa non aiuta la comunicazione, non aiuta la comunicazione tra noi. Noi dobbiamo capire che il 50%, che le persone fino a 50 anni votano tutti il Movimento 5 Stelle, avremo la maggioranza. Il problema è che non riusciamo a intercettare quelli dopo i 50 anni, che non hanno internet, che non hanno un appoggio digitale sulla vita. Allora noi come una scuola possiamo anche fare dei corsi a tutte le persone anziane per usare internet, però noi dobbiamo usare anche uno strumento diverso, fosse anche una semplice cassetta messa nel municipio, nell'ASL, dove uno scrive quello che vuole e quello che desidera, per poter raggiungere le persone che non useranno internet. Noi possiamo fare tutte le periferie che vogliamo, possiamo usare tutte le piattaforme che vogliamo, ma una fetta di persona non riusciamo a raggiungerla. Noi con la scuola ci proviamo ad avere un'organizzazione orizzontale più flessibile. La domanda non è se l'altezza o la base, la domanda che io mi pongo è se noi siamo all'altezza della base. Questo è il problema. Grazie. Economia e bilancio, Soroka. Grazie e buonasera, sono Gaetano Savoca del tavolo Economia e Bilancio. Io non sono il referente, sono una persona delegata a rappresentare il tavolo Economia e Bilancio. Il nostro referente è Andrea Mazzillo, che purtroppo non ha potuto venire qui ed essere presente. Cercherò di essere breve. La nostra organizzazione è un po' improvvisata, come credo buona parte dei nostri tavoli. Cosa facciamo? Parliamo fra di noi,
a seconda degli argomenti che ci vengono posti dai nostri portavoci comunali. A volte traiamo noi degli argomenti e ne parliamo. Non abbiamo date stabilite, cioè non è che ogni settimana ci riuniamo, ogni 10 giorni ci riuniamo. Il referente, quando ha degli argomenti, con una semplice mail ci chiama e noi andiamo. Approfondiamo l'argomento, ognuno di noi dà il suo parere. Non facciamo grandi filosofie, cerchiamo di andare subito al dunque e dare del materiale idoneo ai nostri portavoci comunali. Gli argomenti che noi trattiamo normalmente sono il bilancio del Comune di Roma, i bilanci delle agenzie, delle aziende, come si dice in house, cioè le aziende del Comune di Roma. Facciamo di tutto per capire se ci sono delle truffe, dei raggiri, cerchiamo di capire i loro bilanci. Come ci contattiamo fra di noi? Usiamo quello che usano tutti, semplicemente delle email, una mailing list. Quando dobbiamo parlare fra di noi usiamo WhatsApp o Messenger, ci scambiamo i nostri pareri. E poi c'è il bravo Andrea che, quando ci riuniamo, istantaneamente mette giù il verbale e lo mette in rete. In rete non per tutti, chiaramente, lo mette in Drive, dove ci sono delle persone che sono autorizzate a entrare, che sono i nostri portavoci al comune principalmente. La nostra attività, oltre a questa, si svolge anche in una collaborazione, quando ci chiamano, anche con gli altri tavoli, perché sapete, l'economia e la finanza, il bilancio è come il sale e il pepe, entra dappertutto. Purtroppo i soldi sono così, entrano dappertutto. Quando ci chiamano collaboriamo anche con altri tavoli e tante volte collaboriamo anche con i nostri portavoci nazionali, per esempio con Carla Ruocco stiamo in continui contatti e quando non può venire lei alle nostre riunioni manda qualche sua collaboratrice. Altre attività che svolgiamo sono, uno degli argomenti attualmente più in voga è l'alienazione del patrimonio di Roma. Stanno cercando di distruggere il patrimonio di Roma. Non so ancora di preciso a favore di chi, ma secondo me ci stanno provando. Cercano di alienare delle aziende di Roma, per esempio la Pharmacup, per la quale io sono stato direttamente interessato dalla nostra amica Virginia. E abbiamo trovato delle risposte anche in collaborazione con il direttore generale di Pharmacup, ma lo stesso vale per le assicurazioni di Roma. E i nostri quattro cavalieri, come io a volte li chiamo, samurai, hanno prodotto una massa enorme di ordini del giorno, emendamenti, pregiudiziali, anche con il nostro aiuto. Quanti siamo noi del tavolo economia e bilancio? Siamo 20-25 persone, che però non tutti partecipano sempre e attivamente al tavolo. In effetti quelli che partecipano di più saremo 7-8 persone, quelli più presenti. Il tavolo a sua volta, visto che l'argomento del bilancio è come un ramo, ha diverse ramificazioni, si espande anche nella trasparenza. Infatti c'è uno di noi che si chiama Franco Mostacci che si occupa della trasparenza e credetemi, quell'uomo riesce a vedere quello che altri non vedono. Lascio la competenza e andiamo sulla comunicazione. Come comunichiamo? Comunichiamo con i normali mezzi che conoscete tutti. E anche noi abbiamo pensato che ci sono dei punti critici nella comunicazione. Abbiamo pensato che i tavoli,
i portavoci delle circoscrizioni e i nostri quattro del comune dovrebbero collaborare di più, dovrebbero trovare un luogo comune per riunirsi insieme. Attualmente si riuniscono insieme sia i quattro portavoci del comune e a volte quelle delle circoscrizioni, ma i tavoli non ci sono mai. Io credo che si dovrebbe trovare un luogo comune dove mettere insieme tutti questi. Inoltre trovare anche un contenitore web, una pagina web, chiamatela come volete, dove ogni circoscrizione mette gli esiti della sua attività e lo rende disponibile a tutti. Lo stesso dicano i tavoli, fanno le proprie riunioni, invece di tenere il materiale, il risultato della sua riunione in un drive chiuso lì, che lo sappiamo solo noi, lo mette in questo contenitore web dove tutti possono andare a vedere. Quando dico tutti, chiaramente non mi riferisco al barbone che ci sta a Via del Corso, mi riferisco ai nostri portavoci di tutte le circoscrizioni, ai quattro portavoci del comune. Sì, ho chiuso. Dunque, questa sarebbe una bella trovata, a mio avviso, ma credo che è idea comune. Ci abbiamo anche un pizzico di presunzione, lasciatemela fare, siccome all'interno del nostro tavolo ci stanno giuristi, economisti, commercialisti, avvocati tributaristi, abbiamo la presunzione di scrivere e di mettere i nostri risultati al di fuori del Movimento 5 Stelle, però abbiamo un dubbio, che potremmo andare contro quelli che sono i principi del Movimento. Non ho altro da dirvi, vi ringrazio per la pazienza. Soltanto una cosa, la mail, se qualcuno vuole comunicare con noi, il nostro tavolo, la mail è bilancio@roma5stelle.org, dove il 5 è numerico e non alfabetico. Grazie. Tavolo web, Valerio De Santis, Domenico Minano. E abbiamo finito con i tavoli. Dopodiché cominceremo con gli interventi da parte dei portavoce nell'ordine municipale, comunale, nazionale ed europeo. E di nuovo buonasera a tutti, parlo anche a nome del tavolo web per scarsità di persone disposte a riferire. E, mi accompagna Domenico, che è un altro membro del tavolo, e parliamo a nome del tavolo. Io sono l'attuale referente fino a marzo. E il tavolo web si occupa, come molti di voi già sapranno, della gestione del blog della Lista Civica Romana, affidato dallo staff nazionale del Movimento 5 Stelle ai nostri quattro portavoce comunali, con l'obiettivo di tenere informati i cittadini di tutte le loro attività all'interno delle istituzioni. Il tavolo web, lo precisiamo subito, è un gruppo aperto a tutti, opera prevalentemente online, distribuisce le attività di cui si occupa, che sono per un buon 80% di help desk, assistenza tecnica e formazione, e per un restante 20% di sviluppo software e ampliamento dei servizi online che vedete quotidianamente sul blog. Noi suddividiamo queste attività di cui veniamo incaricati tra i vari componenti a seconda ovviamente delle nostre capacità e delle competenze specifiche. Quindi si tratta di un tavolo tecnico, direi anche altamente tecnico, perché chiaramente è necessario avere una certa competenza con gli ambienti di sviluppo utilizzati dalla piattaforma nazionale che ci è stata affidata, però è aperto a tutti, quindi chiunque di voi abbia interesse a saperne di più, approfondire le sue conoscenze relativamente allo sviluppo software orientato al web, è ovviamente benvenuto.
Quella che noi andremo a presentare oggi è una proposta operativa che intendiamo mettere a votazione nei prossimi giorni per mezzo della piattaforma di voto di cui sempre io ho avuto occasione di parlare poche ore fa, se vi ricordate quando parlavo del tavolo insieme. Intendiamo appunto avvalerci di questo strumento per mettere a votazione una proposta operativa per cercare di ricongiungere questo strappo comunicativo e operativo che si è venuto a creare e che ha portato alla frammentazione della community in tanti forum, mailing list, social diversi. Come vedremo, non è che è un primo passo in questa direzione, non abbiamo la presunzione di fornire l'uovo di Colombo o la lampada di Aladino, però siamo convinti che sia un passo importante perché risolve la maggior parte dei problemi che oggi sono emersi stamattina nelle relazioni dei 15 gruppi municipali e anche in parte oggi pomeriggio nelle varie relazioni degli altri tavoli. E se ci mandi okay, la seconda slide, questa che vedete è la rappresentazione del flusso della comunicazione attuale della nostra community di attivisti a Roma. Si tratta ovviamente di una slide essenziale che non ha la presunzione di essere omnicomprensiva e dalla quale si vede che il blog è utilizzato prevalentemente dai portavoce e occupa una posizione tutto sommato marginale dal punto di vista di attivisti e cittadini. Questo perché la quasi totalità della comunicazione da e verso attivisti e cittadini è svolta in realtà attraverso i social network, che sono di gran lunga più accessibili, pervasivi e semplici da utilizzare, mediante i quali il gruppo social che è intervenuto poco prima di noi veicola efficacemente i contenuti presenti nel blog. La maggior parte delle persone i contenuti del blog li legge proprio tramite i social network. Possiamo quindi dire che al momento i social tendono ad accentrare la gestione della comunicazione, il che non è un male, è anzi una caratteristica della società e della comunicazione attuale, è così che funziona a tutti i livelli oggi. Gli strumenti social sono più vicini alla gente, risultano più efficaci ed è il motivo per cui tutti, noi compresi, stiamo puntando molto forte in quella direzione. Lascio la parola a Domenico che descrive un altro aspetto. Bravo. Grazie a tutti. Dunque, qui parliamo dell'accesso alle informazioni, che è sempre più problematico, perché l'attuale assetto, il flusso di informazioni, dovrebbe consentire a qualsiasi cittadino di potersi avvicinare all'attività concreta del portavoce e degli attivisti. Attualmente abbiamo i nostri portavoce comunali e municipali che sono molto attivi sul blog, che viene quotidianamente aggiornato con articoli che documentano le loro attività. Quindi abbiamo poi attivisti dei gruppi municipali e dei tavoli di lavoro che, non essendo abituati alla scrittura sul blog, sono costretti a organizzarsi all'interno di una serie di piattaforme gestite da organi terzi, in alcuni casi dagli attivisti stessi, in modo più o meno organizzato, comitati, singoli webmaster e via dicendo. Questo tipo di organizzazione funziona bene fin tanto che i gruppi sono piccoli e gli attivisti si conoscono bene tra loro, poiché sussistono pochi problemi a livello di identificazione. Viceversa, quando le dimensioni del gruppo aumentano, diventa sempre più difficile verificare l'identità e quindi impedire iscrizioni, voti multipli, far rispettare il regolamento e via dicendo. Sono problemi comuni alla maggior parte delle comunità virtuali che provano quindi inevitabilmente liti, mancanza di fiducia, spaccature e non di rado comportano la nascita di nuovi siti e comunità virtuali che a loro volta poi tenderanno a manifestare questo genere di problemi e così via. Il risultato di questo proliferare di gruppi, siti e piattaforme complica inevitabilmente la vita di ciascuno di noi, dell'attivista costretto ad imparare a utilizzare siti sempre diversi, di tavoli di lavoro, del portavoce per il quale è via via sempre più difficile mediare o attribuire pari dignità a tutti i gruppi che si creano, specie se ci sono forti contrasti tra loro, ma soprattutto nel cittadino non attivista o aspirante tale, che è ignaro di tutte queste problematiche, tende ad aspettarsi un sito solo e si trova invece di fronte a una moltitudine di implementazioni legate alle varie anime, correnti e fazioni dell'attivismo romano. Senza dubbio un pessimo modo di presentare il movimento e quindi l'attivismo romano. La quarta slide
E invece il risultato della consultazione che probabilmente ha parlato, di cui ha parlato prima Valerio qualche ora fa, cioè che a fine 2014 il tavolo insieme ha organizzato una consultazione aperta a tutti gli iscritti della piattaforma della community Roma 5 Stelle entro il 31 dicembre 2013 di esprimersi quindi su varie ipotesi di accorpamento o ristrutturazione delle piattaforme web esistenti. I risultati sono visibili in questa slide, mostrano una volontà prevalentemente orientata verso uno strumento unico per la gestione delle informazioni. Quindi sulla base di questi risultati il tavolo web ha elaborato questa proposta che intendiamo comunicare a tutti i cittadini attivisti intervenuti allo scopo di stimolare una discussione costruttiva ed ottenere così un feedback che ci consenta di capire se realizzarla oppure elaborarne un'altra. Andiamo veloci che ci hanno segnalato che mancano pochi minuti. La nostra proposta è molto semplice, costituisce, come ho detto prima, un primo passo verso un processo di normalizzazione delle informazioni a beneficio prevalentemente dei cittadini. E si tratta in buona sostanza di una proposta articolata in due punti. Il primo punto è quello di estendere l'archivio documentale attualmente presente sul blog della lista civica a tutti i municipi e i tavoli di lavoro. Voi forse non lo sapete, ma da qualche mese a questa parte è attivo sul blog Roma 2013 un archivio documentale che contiene un elenco ragionato di tutti gli atti ufficiali che sono stati presentati dai nostri portavoce comunali dal momento del loro insediamento. Questo archivio è stato curato da loro e dal loro staff ed è aggiornato a oggi. Questo progetto, che è partito come progetto pilota, diciamo, su richiesta dei portavoce del Comune di Roma che sentivano questa esigenza nei confronti dei cittadini, può essere facilmente esteso a tutti i municipi, gruppi municipali intendiamo, i tavoli di lavoro che ne volessero fare richiesta. In tal modo, abbiamo sentito prima, moltissimi già lavorano su Google Drive, non servirebbe altro che portare quelle cartelle così come sono, parliamo ovviamente, attenzione, di cartelle pubbliche, quindi del risultato finale delle elaborazioni di questi tavoli. Tutto ciò che costituisce il lavoro intermedio, quello protetto appunto che necessita di protezione per via della presenza di dati personali, ovvero di dati sensibili, eccetera, non finirebbe in queste cartelle. Parliamo di cartelle che ospiterebbero il lavoro finale e che quindi andrebbero a costituire un archivio documentale accessibile a tutti i cittadini in un unico punto, che è il blog della lista civica romana. La seconda proposta è quella di creare due nuovi voci di menu, quella relativa ai gruppi municipali e quella relativa ai tavoli di lavoro, contenenti rispettivamente un elenco di pagine web dedicate ai singoli gruppi o tavoli. Come funzionerebbe? Che ogni gruppo o tavolo avrebbe, oltre all'archivio documentale, la cui gestione sarebbe, diciamo così, quasi autogestita, perché noi ci limiteremmo a dare l'accesso di quella cartella, che così come comparirebbe sul blog, e poi sarebbe il coordinatore o referente del tavolo a gestirla. Allo stesso modo intendiamo creargli una pagina a questo gruppo o tavolo di lavoro, assegnare questa pagina al coordinatore del gruppo, e il quale avrebbe la responsabilità di utilizzarla per comunicare ai cittadini e anche eventualmente agli altri attivisti quello che è il topic, diciamo, del gruppo o tavolo di lavoro e quello che è il suo scopo, le sue attività prevalenti sul territorio e o a supporto dell'attività dei portavoce. Una piccola presentazione del tavolo. A corredo della presentazione dovrebbe mettere un link all'archivio documentale suddetto, quello di cui abbiamo parlato prima, sempre sul blog, se disponibile e se il tavolo ne ha bisogno. E soprattutto uno o più link alla o alle piattaforme di discussione che il tavolo liberamente sceglie di utilizzare per lavorare, in maniera che rispettiamo la libertà individuale, diciamo così, individuale del singolo tavolo di organizzarsi in questa fase, in questo momento, abbiamo detto che è un primo passo, no? Verso quella che sarà magari una piattaforma comune, ma iniziamo a dare un indice comune ai cittadini, ovvero un unico sito, il blog, in cui scorrere tutti i municipi e tutti i tavoli e capire dove lavora ciascuno di loro. Se poi in futuro convergeremo tutti su un'unica piattaforma, sarà ancora più semplice per il cittadino, perché troverà direttamente quella piattaforma. Ma per il momento che la diaspora c'è, è inutile negarlo, è inutile nasconderci dietro un dito, e già solo fare creare questo indice, quindi riuscire a metterci tutti insieme, potrebbe essere un primo passo per ripartire tutti nella stessa direzione. Si tratterebbe ovviamente di piattaforme votate a maggioranza dai tavoli stessi, che quindi potrebbero cambiare in un secondo momento, perché chiaramente l'utilizzo di una piattaforma può essere definitivo, ma può anche essere provvisorio e strumentale, nella speranza che il tavolo abbia al suo interno una
organizzazione democratica, abbiamo sentito che in realtà è sempre così, almeno a parole, quindi sarebbe il caso di dimostrarlo veramente con i fatti, e in maniera tale che effettivamente quel link costituisca realmente il luogo virtuale di, dove il tavolo si organizza, discute, si incontra, eccetera, eccetera. E se finisco, e poi ci sono, c'è un piccolo spazio delle domande, se possibile, poi non so se è previsto. Sì, poi possiamo passare alla conclusione. Questa, diciamo, è la nostra proposta. Quindi archivio documentale aperto a tutti e una pagina per ogni municipio o tavolo di lavoro in cui mettere i link ai propri strumenti di discussione, ovviamente anche ai propri social. Abbiamo visto che molti tavoli e municipi hanno fatto un lavoro eccezionale con i social, ovviamente è il caso di mettere anche quei link. Nel caso in cui allora, come vogliamo sottoporre questa proposta alla comunità? Nella maniera più partecipata e condivisa possibile, mediante una votazione, utilizzando la piattaforma di voto messa a punto dal tavolo insieme di cui io stesso ho parlato prima, e nel caso di sì, nel caso in cui la community si pronunci positivamente, noi potremmo metterla in piedi come tavolo web nel giro di una quindicina di giorni. Quindi si tratta di una proposta a breve termine come realizzazione. Se avete domande, dubbi, necessità, noi saremmo lieti qui, se possibile o eventualmente in altro modo, di darvi voce, di rispondere alle vostre domande. E comunque intanto vi lascio quello che è l'indirizzo email del tavolo web, è un Google Groups aperto a tutti in lettura e aperto in scrittura a chiunque ne faccia richiesta. Anche qui vi invitiamo ad entrare per vedere da vicino, diciamo, quello che facciamo e come lavoriamo. Quindi grazie a tutti. Posso rispondere? Rispondiamo lì? Come... No, ma non adesso, però adesso dobbiamo proseguire con gli interventi da parte dei portavoce e poi cerchiamo di dare una risposta a tutte le domande. Se sono comunque domande, devi fare la pipì. Pausa pipì. Allora. Sono le 16.45, le 16.55 riprendiamo con i portavoce. Tanto non c'è sta. Allora alle 16.50 riprendiamo con i portavoce. Se non ci state tutti cazziati. Io non volevo. Quando torniamo i relatori del